Tony ENT, we all we got. In Venture Capital Italia sta crescendo, ma come sappiamo tutti è ancora indietro rispetto al resto dei paesi occidentali. Abbiamo una media di $3 pro capite per individuo in Italia della popolazione di capitale investito di venture, contro i 7 di media europea e gli oltre 100 degli Stati Uniti e di Israele. Però anche da noi sta arrivando una rivoluzione, sta emergendo la consapevolezza che ci occorreranno nuove iniziative, occorrerà dell'innovazione per colmare il gap digitale che c'è tra l'Italia e il resto dei paesi. Quindi si stanno muovendo molte cose, molte iniziative. In questo contesto Digital Magics è un incubatore di iniziative online, opera da 6 anni e si dà proprio come missione quella di lavorare con gli imprenditori, con gli inventori, con i creativi per partire dalle idee e costruire delle aziende. Io sono Enrico Gasperini, sono il presidente e fondatore di Digital Magics, un incubatore di iniziative di startup online che nasce 6 anni fa in Italia. Ho un'esperienza nel mondo digitale italiano perché tra gli anni 90 e il 2000 fondai quella che diventò la più grossa web agency europea, portandola alla quotazione nell'agosto del 2000 nel nuovo mercato italiano. Quindi allora 5 anni dopo mi sono dedicato a questa nuova appassionante attività. Questi primi 6 anni abbiamo lavorato intensamente e incubato più di 25 startup e 4 nuove, con un totale di 29 investimenti. Abbiamo investito del capitale, no, proprio, circa 10 milioni per questi investimenti, e abbiamo anche chiamato la collaborazione, il coinvestimento, un po' tutti gli altri attori della filiera, business angels, venture capital, fondi di private equity, gruppi industriali, questo per aiutarci a completare la early stage delle nostre startup. Oggi è il nostro primo Demo Day, 29 giugno, e presentiamo in questo nuovo modo, 10 nuove startup in 2 fasi, in 2 grosse fasi, quelle che hanno già raggiunto uno stadio di maturità per cui si affacciano al mercato del venture capital per il loro primi o secondo round di investimento destinati soprattutto allo sviluppo internazionale, e poi invece una serie di aziende più piccole a cui cerchiamo dei partner per completare la fase di seed, quindi il primo anno di vita. Ovviamente un buon incubatore deve fare degli exit, a un certo punto deve vendere le proprie partecipazioni. Noi oggi festeggiamo il terzo exit importante, in questo abbiamo realizzato 5 milioni in exit e abbiamo totalmente reinvestito questi quattrini per continuare a proseguire la nostra attività di sviluppo. Questo caso di successo, che è una società italo-americana che si chiama Bebop, si affianca ad altri casi di successo in cui siamo ancora dentro in partecipazione oppure che abbiamo ceduto, e fra cui troviamo alcuni degli attori emergenti nel mercato digitale italiano nei settori dell'advertising online, del social gaming, del social commerce e di tutti i settori in grande crescita e di sviluppo, dove occorrono comunque delle nuove aziende per implementare almeno localmente o a livello continentale questi nuovi modelli di business. Stiamo lavorando un po' con tutti gli attori del mercato perché riteniamo che per costruire un startup un ambiente favorevole allo startup in Italia occorre al contempo specializzarci, quindi avere una serie di attori professionali che, come noi facciamo gli incubatori, le università devono avere un loro ruolo importante, così come le istituzioni, così come i fondi, così come la borsa, così come i fondi di private equity, ciascuno deve recitare un ruolo professionale, e a mio avviso in Italia ci sono soldi e risorse per poter far decollare una nostra piccola secondaria.